All'inaugurazione dell'anno accademico 2017-2018 dell'Università di Perugia, motivo di orgoglio è la partecipazione del capitano dell'Aeronautica Militare Italiana Samantha Cristoforetti. Tutti la ricorderanno dallo spazio quando con il suo sorriso entra nello schermo della TV e nel cuore degli italiani. Oggi a Perugia racconta la sua esperienza di astronauta che per 6 mesi, 200 giorni vive in un'astronave lunga 7 metri, ma a terra grande come un campo da calcio. Ai giovani lancia un messaggio chiaro: credete nei vostri sogni, io ho creduto nel mio. Un messaggio di ottimismo e di positività che è un po' legato alla mia storia, di una persona che in qualche modo è riuscita a realizzare un sogno che è quasi impossibile, per questioni di numeri, peraltro, non perché sia più brava di tutti gli altri, ma anche per tante circostanze fortuite e fortunate, casi della vita che in qualche modo mi hanno aiutato. E questo fa anche parte, devo dire, del messaggio. Vorrei in qualche modo trasmettere a questi ragazzi l'idea che è importante, fondamentale avere un sogno, un obiettivo, un'idea di quello che si vuole in qualche modo plasmare di questo mondo e restarci attaccati, cercare di costruire mattoncino un po' il proprio futuro, senza che però diventi un'ossessione o un'aspettativa di soddisfazione, perché poi qualcuno è più fortunato di qualcun altro e non tutto nella vita si può controllare. Però il messaggio è che più che il traguardo, più che l'obiettivo, è il percorso che è importante. Cioè io dico sempre ai ragazzi: ho avuto tanta fortuna ed effettivamente sono diventata astronauta, ma se anche non fosse andata così, sicuramente il fatto di aver avuto un obiettivo importante, un sogno importante, mi ha portata giorno dopo giorno a cercare di dare il meglio di me stessa, a formarmi, a cercare di mettere me stessa in difficoltà per crescere, eccetera. Quindi ad ogni modo, in ogni caso, avrei avuto una vita più appagante che se questo sogno non l'avessi avuto, indipendentemente poi dal pensare di poter controllare tutto della mia vita, che è naturalmente impossibile. Capitano Chiara Santini.